Buonasera, in apertura un comunicato di redazione. Come di consueto, TV Atri per la campagna elettorale in atto presterà un servizio sociale di comunicazione politica gratuitamente. I rappresentanti di lista interessati a partecipare alle trasmissioni televisive in diretta da studio debbono presentare richiesta entro e non oltre le ore 12 di domani, martedì 7 maggio. La consegna deve avvenire a mano presso la nostra sede in Viale Risorgimento 69/B ad Atri. Le trasmissioni vengono ripartite secondo preciso calendario che sarà distribuito domani stesso. E non potendo garantire la par condicio, la nostra emittente televisiva TV Atri informa che non effettuerà riprese di manifestazioni politiche in esterna. La morte di Giulio Andreotti ha toccato anche l'Abruzzo. Con Andreotti scompare un autorevole protagonista della nascita della Repubblica Italiana. È stato uno statista vero e pragmatico che ha costruito la storia politica e istituzionale del nostro paese. Così il presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano, nel messaggio inviato per la morte del senatore a vita Giulio Andreotti. Andreotti ha affermato avuto un forte legame con l'Abruzzo. Ricordo le sue partecipazioni alle iniziative del mondo universitario e cattolico della nostra regione, spinto anche dall'amicizia con l'ex arcivescovo di Chietivasto, Vincenzo Fagiolo. E passiamo alla cronaca con la lotta all'estorsione. Tre arresti sono stati effettuati questa mattina dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montesilvano nei confronti di tre nomadi per i reati di estorsione aggravata, continuata in concorso e lesioni aggravate in concorso. Si tratta dei fratelli Antonio e Romolo Spinelli, di 47 e 30 anni, e del figlio di Antonio, Gaetano, di 25 anni, tutti di Montesilvano, mentre un 16enne, anche lui figlio di Antonio, è stato denunciato a piede libero per gli stessi reati. Gli arrestati, sono disposti dal GIP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco, sono legati ad un episodio avvenuto il 27 settembre scorso in un ristorante di Montesilvano, quando Antonio e Romolo Spinelli hanno rifiutato di pagare il conto dopo aver consumato un pasto con le famiglie, chiedendo di segnalare il debito, come avvenuto in precedenza nello stesso posto. Per 3 anni avrebbe perseguitato l'ex moglie con telefonate, pedinamenti, minacce e ingiurie di ogni genere. Per questo un uomo di 61 anni di Colle Corvino è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Il provvedimento è del GIP del Tribunale di Pescara e si basa sulle indagini eseguite dai carabinieri di Colle Corvino diretti dal maresciallo Francesco Dorta. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre a Pescara. In Abruzzo la raccolta differenziata di carta e cartone si attesta al più 15%. Lo ha affermato l'assessore regionale all'ambiente Mauro Di Dalmazio nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso i locali della regione in Viale Bovio a Pescara, nel corso della quale, tra l'altro, è stato raggiunto anche un importante accordo. Vediamo. Nel giro di 2 anni la raccolta differenziata di carta e cartone è balzata in Abruzzo dal 24% al 40%, facendo registrare il più alto incremento percentuale a livello nazionale. La strada per il raggiungimento della soglia psicologica del 50% nel 2013 appare a portata di mano, grazie anche ad una serie di iniziative che abbiamo posto in essere, come la raccolta porta a porta nei grandi centri urbani. L'assessore con delega ai rifiuti Mauro Di Dalmazio ha fornito le cifre della performance abruzzese nel corso di una conferenza stampa convocata a Pescara per presentare l'accordo tra Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, e la Regione Abruzzo per aumentare la raccolta differenziata di carta e cartone. Presenti il direttore generale del Comieco, Carlo Montalbetti, e il dirigente regionale Franco Gerardini. Sul piano dei numeri, l'assessore ha parlato di un incremento del 15% della raccolta per 45 kg per abitanti. E questo poi è il motivo di maggiore soddisfazione, cioè il fatto che partendo da una situazione disastrata di alcuni anni fa, oggi riusciamo ad avere appeal addirittura per il consorzio più importante probabilmente, riusciamo a diventare una regione di riferimento come buona pratica, come regione per sperimentare iniziative, e beh, io credo che sia un riconoscimento che testimonia la bontà del lavoro fatto, ma anche, come dire, la certificazione che la strada intrapresa è quella giusta. L'iniziativa avviata con Comieco, ha spiegato Di Dalmazio, offre una precisa strategia basata sulla comunicazione diretta ai cittadini in materia di raccolta differenziata. E la cosa importante è che l'Abruzzo ha fatto registrare il balzo più rilevante in Italia, credo, mi sembra che abbia detto il direttore generale, sulla raccolta, sulla percentuale di raccolta di carta e carbone, quindi di carta e cartone. Quindi voglio dire, siamo veramente contenti, ma siamo stimolati a fare ancora meglio.
L'attività di riciclo consentirà inoltre un trasferimento di risorse ai comuni convenzionati con la raccolta di oltre 2 milioni e mezzo di euro, la riduzione delle discariche e la reimmissione nel ciclo produttivo della carta e del cartone raccolti localmente e anche la tutela dell'ambiente. La pagina della cultura e degli spettacoli è stata presentata oggi a Pescara presso la sala Aternum del Comune e l'associazione culturale App Abruzzo, arte e passione di fare politica. Alla presidenza è stato chiamato Alessandro Addari, che ha ricoperto incarichi locali e nazionali nell'associazionismo imprenditoriale. L'associazione, ha spiegato Addari nel corso della conferenza stampa, in un momento in cui è forte la fiducia verso la capacità della classe dirigente, ha l'obiettivo di elaborare proposte concrete, in primis nell'ambito del lavoro, la formazione e l'orientamento dei giovani, ma anche la famiglia, la semplificazione amministrativa, l'imprenditoria e il turismo, le pari opportunità, la sussidiarietà per avviare progetti e azioni mirate a creare modelli positivi per Pescara e per l'intero Abruzzo. Prestigioso successo dell'Istituto Tecnico Commerciale Adone Zoli di Atri. A fine maggio la nave della legalità, che ogni anno conduce a Palermo ragazzi di tutta Italia per commemorare il giudice Giovanni Falcone, ospiterà gli studenti della quinta A vincitori con una ricerca sulla mafia in Abruzzo del concorso nazionale Geografia e Legalità, sconfiggere le mafie nella mia regione, indetto dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. La nave salperà a Napoli, da Napoli il 22 maggio, e la mattina successiva giungerà a Palermo, dove i ragazzi assisteranno alle numerose iniziative organizzate per commemorare la strage di Capaci, durante la quale il 23 maggio del 1992 hanno perso la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morbillo, insieme agli uomini della loro scorta. Complimenti davvero ai ragazzi. Ed ora la rubrica Pianeta Salute, in onda questa settimana eccezionalmente di lunedì. Vediamo di cosa si occuperà. Già nel 2014 dovrebbe entrare in vigore il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, per uniformare le normative dei vari paesi secondo la sempre più pressante richiesta della maggior tutela degli individui, con la riservatezza e la tutela di tutto ciò che li riguarda. Tale regolamento introduce sostanziali elementi di innovazione anche per quanto riguarda la gestione degli archivi medici delle aziende farmaceutiche, stilati e utilizzati dagli informatori scientifici del farmaco. Un patrimonio dati delicatissimo, ma nel nostro paese molte aziende sono già allineate al nuovo regolamento con un marchio di conformità, con meccanismi di certificazione e protezione dei dati. Le novità del regolamento europeo, oltre all'informativa e al consenso, riguardano la trasparenza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, il principio di responsabilità. E proprio di come si stanno preparando le organizzazioni farmaceutiche all'arrivo del nuovo regolamento europeo si è parlato in Senato nella sala Nassiria. Le regole italiane in questo campo, ma come in molti altri campi, le regole italiane di protezione dati sono assolutamente in sintonia con quello che la bozza di regolamento proposta dalla Commissione ha messo in essere 13 mesi fa. Il problema riguarda semmai il bisogno di armonizzare su un livello alto di protezione dei dati l'Europa, che invece presenta ancora grandi differenziazioni. La vera partita in questo momento è se l'armonizzazione debba essere fatta diciamo tirando su il livello di protezione negli altri paesi, o se riducendola possa costringere anche l'Italia ad avere una regolamentazione minore. Nell'ambito della ricerca scientifica noi abbiamo in questi ultimi 10 anni attivato una serie di misure, di iniziative che hanno consentito, d'accordo e con la consultazione degli interessi in campo, di fare delle buone cose che credo vadano nella direzione del nuovo regolamento. Il nostro Paese da molti anni attua la disciplina della protezione dei dati personali e sarà allora interessante capire come si può arrivare a garantire la tutela della salute dei cittadini e contemporaneamente la crescita del sistema produttivo. E il regolamento europeo non dovrà essere un costo, ma un modo per accrescere la libertà di ricerca scientifica. Abbiamo sollecitato con l'incontro di oggi il Parlamento europeo ad approvare quanto prima questo nuovo regolamento, perché indubbiamente dà la possibilità
attraverso l'approvazione, di ottenere regole di trasparenza, di liberalizzazione, di mettere in campo strumenti tali per cui i prodotti farmaceutici, gli informatori scientifici e quanti operano in questo settore abbiano la possibilità di essere garantiti, perché poi alla fine l'obiettivo fondamentale è quello di ottenere risultati importanti e positivi per la salute del cittadino. Ed ora uno spot su come donare il 5 per 1000 all'associazione Carta. E tra cultura e musica, domenica 12 maggio, a partire dalle ore 11, nei locali del Parco Hotel di Villa Immacolata a Pescara, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Nomadi Fans Club Abruzzo Nomade, alla presenza del leader e fondatore del gruppo dei Nomadi, Beppe Carletti. Un gruppo di fan di Pescara e dintorni, dopo tanti anni al seguito del gruppo più longevo della musica italiana, hanno deciso di formare il Nomadi Fans Club Abruzzo Nomade. L'inaugurazione arriva in occasione dei 50 anni di carriera dei Nomadi. Lo scopo del fan club, spiega una nota, è quella di ufficializzare e condividere con tanti amici la passione per la musica e gli importanti valori portati avanti dalla band emiliana, ma soprattutto quello di impegnarsi in iniziative di solidarietà. E a 2 anni dalla scomparsa è stato ricordato ad Atri sabato scorso il giornalista Giovanni Verna, per anni caporedattore della sede RAI per l'Abruzzo. Una cerimonia eucaristica celebrata presso la chiesa di San Nicola, alla quale hanno partecipato familiari, parenti e amici di Giovanni, tra questi anche il suo compagno di viaggio, come dire, nel mercoledì della cultura, il professor Tommaso Antonelli, e tanti tanti altri amici che con Giovanni Verna hanno condiviso davvero esperienze indimenticabili. È tutto per questa edizione, ora il meteo. Buona serata. Un saluto da Antonio Sanode, ilmeteo.it, dove la il fa la differenza. Ricordatevelo. Vediamo le previsioni per martedì 7 di maggio, quando ancora sull'Italia insistono condizioni di instabilità, soprattutto sul nord-est, sulla Lombardia, sulla Liguria orientale e poi al centro. Ma andiamo nel dettaglio, vediamo i temporali sulle regioni settentrionali, in particolare forti sul Veneto verso l'Emilia-Romagna, schiarite invece solamente sul Piemonte e sulle Alpi occidentali. Scendendo verso il centro, i temporali in arrivo subito dall'Appennino settentrionale verso la Toscana, l'Umbria, poi tutte le regioni centrali, quindi anche sul Lazio fino a Roma nel pomeriggio, quindi un pomeriggio temporalesco con ultimi fenomeni la sera, schiarita invece sulla Sardegna. Le temperature sono ovunque al centro-nord in diminuzione, farà anche piuttosto fresco sull'Umbria, quindi a Perugia con soli 15 gradi e sotto i 20 gradi anche a Roma. Più sole invece al sud con clima mite sui 23 gradi, ma anche qui degli acquazzoni sulle zone interne, soprattutto della Puglia. Un saluto dunque da Antonio Sanode, ilmeteo.it, dove la il fa la differenza, ricordatevelo sempre. Ben ritrovati e soprattutto buon martedì. Martedì, tra l'altro, 7 maggio 2013, ancora un altro giorno con una luna in Ariete. È chiaro che è una luna molto energica, ma che non aiuta tutti i segni, come giusto che sia. Ma adesso, al di là di tutto questo, prendiamo l'energia positiva di questa luna in Ariete e andiamo a scoprire insieme i pronostici
singoli per ogni segno che seguirà. Allora, l'Ariete, la luna è nel vostro segno, vi sentite belli, dinamici, vi sentite anche capaci di affrontare qualsiasi cosa, ma c'è sempre un ma: non dovete essere suscettibili se qualcuno muove una critica verso di voi. Il silenzio e i fatti dimostreranno il contrario. Questo è il consiglio della giornata. Toro, sarete molto avvantaggiati proprio in ambito lavorativo, economico e con questa luna che per 3 giorni sosta nel segno dell'Ariete, e di conseguenza avrete anche una gratifica lavorativa o un miglioramento in ambito lavorativo che dovrebbe solo appagarvi. Siate soddisfatti. Gemelli, giornata serena, giornata meno stressante di ieri, e soprattutto, come vi ho già detto e vi ripeto, alcuni aiuti esterni potranno migliorare una vostra condizione. Su quale argomento lo sapete voi, però qualcuno vi aiuterà e migliorerà una vostra condizione che sta particolarmente a cuore alla vostra persona. Invece, per i nati sotto il segno del Cancro, la luna in Ariete, io la definisco sempre una luna pesante per voi nati sotto il segno del Cancro, per cui anche oggi dovete avere quell'accortezza di non offendere nessuno, dovete essere gentili con lo Scorpione, con la Vergine, dovete essere capaci, insomma, di mediare il vostro nervosismo. Leone, qualche piccolo intoppo in mattinata, ma nell'arco della giornata, per cui anche alla fine, nel pomeriggio, miglioramenti generali, guadagni e anche consensi. Ma la mattinata invece è un pochino difficile per voi nati sotto il segno del Leone. Ed ora, al di là di questo, andremo a scoprire insieme, in mia e vostra compagnia, anche il sesto segno, che è quello della Vergine. La luna in Ariete non mette limiti alla buona sorte, credetemi, anche se non è una luna eccezionale. Oggi, proprio per meccanismi un po' particolari, sarete molto fortunati, per cui per una mia credenza, per un mio credo personale, sfruttate questa giornata. Bilancia, la luna in Ariete ovviamente non è armonica per voi, ma c'è un ma: oggi e domani il tacere, il non parlare, alcune volte anche il sorridere, anche di fronte a cose meno gradevoli, potrebbe mettervi al riparo da problemi più seri. Scorpione, sappiate che Marte è lì, per cui vi impedisce di capire bene cosa dovete fare in ambito lavoro, economia e anche in ambito pratico. Oggi è una giornata dove, se non avete le idee chiare, rimandate, ma non troppo, rimandate il minimo indispensabile. Sagittario, attenzione alla guida per i nati sotto il segno del Sagittario, soprattutto quelli della prima e seconda decade, e per chi invece ha un familiare che non sta bene, dedicatevi a questa persona, siate attenti, affettuosi e disponibili, ve lo ripeto ancora. E dopo andiamo in mia e vostra compagnia a scoprire anche il pronostico per il Capricorno. È ovviamente un martedì 7 maggio molto faticoso in ambito proprio lavorativo e quotidiano in genere, in tutto. A fine però giornata, i vostri sacrifici, la vostra stanchezza, facendo 4 conti, una somma così, scoprirete che, insomma, vi siete veramente comportati bene e con successo. Acquario, una notizia, un documento, un pagamento in arrivo saranno quelle cose che potrebbero mettervi non di male umore, ma in uno stato di voglia di risolvere il tutto per non avere questa pendenza che vi suscita un po' di ansia. Oggi è così, pazienza, per 2 giorni ancora. Ed ora passiamo invece al segno dei pesci. Sarete capaci di eludere
e di evitare un problema e soprattutto di non affrontare una cosa che non avete voglia assolutamente di affrontare. Per cui ancora per due giorni con questa luna in Ariete potete svignarvela da un vostro impegno. Poi non so che cosa accadrà ovviamente nella giornata di giovedì 9, ma questo lo scopriremo insieme. Bene, allora, buon martedì 7 maggio 2013, vi do appuntamento a domani, vi lascio con i miei numeri telefonici e ricordatevi che questi pronostici sono generali, non sono selettivi e precisi per ognuno di voi, ma sono notizie. Per le cose un pochino più precise dovete venire in studio. Ciao a tutti, a domani.